Ci hanno chiamato per vedere da quale malattia fossero colpiti queste stupende piante di limone. E come noi possiamo vedere, soprattutto i germogli più giovani, hanno le foglie tutte ricciate, rovinate, bollose, eccetera. Allora, in questo caso, quella che è la cosiddetta diagnosi è molto semplice. Se noi stacchiamo una foglia, possiamo vedere praticamente delle strisce serpentiformi, delle righe dove praticamente c'è il segno che sembra quasi dove passa la lubacca, un segno argenteo o lucente. Ecco, questo è il tipico segno della minatrice serpentiforme. È la minatrice colpisce le foglie degli agrumi in questo caso, provocando arricciamenti, provocando la necrosi delle foglie e quindi alla lunga anche un grave danno alla pianta. La minatrice, e qui potete vedere benissimo quali danni provoca, è praticamente una farfallina, un lepidottero, le cui larve sulla foglia creano praticamente delle piccole, e qui la possiamo vedere con precisione anche meglio, dei segni. Delle piccole gallerie, infatti viene chiamata minatrice proprio perché, come i minatori che scavano queste gallerie, lei scava queste gallerie e praticamente con grave danno per la foglia. Ecco, vedete in questa, si vede molto chiaramente, vedete, il percorso argenteo, la mina, la miniera, lo scavo e i danni necrotici che poi provo. Questa è una foglia che è ampiamente compromessa, compromettendo gran parte dell'apparato fogliare. Chiaramente voi capite che la salute della pianta viene praticamente pregiudicata. Come possiamo intervenire? Allora, in questo caso, ora siamo in una stagione abbastanza avanzata, quindi il freddo di per sé comporterebbe, diciamo, una buona parte della soluzione del problema, perché il freddo chiaramente le farfalline, non potendosi più riprodurre, l'infestazione piano piano andrà a regredire per conto suo. Il problema però è che non sempre colpisce a tarda stagione, ma anzi spesso e volentieri colpisce prima. Allora, il prodotto da usare sono prodotti praticamente degli insetticidi in pratica, che vanno praticamente ad uccidere sia quelle che sono le larve, sia quelli che sono gli insetti. Ora ci sono degli ottimi prodotti in giro che tra l'altro sono ammessi in agricoltura biologica, quindi non lasciano residui particolarmente pericolosi sulla pianta. Mi volevo riallacciare in generale alla problematica che abbiamo esaminato dell'uso di un fitofarmaco. I fitofarmaci, che vengono spesso e volentieri chiamati impropriamente anche pesticidi, quindi danno una pessima idea di quello che può essere il prodotto. Allora, cosa sono i fitofarmaci generalmente? I fitofarmaci sono, come lo dice la parola stessa, dei farmaci che servono a curare le piante. Quando si vanno a curare le piante? Quando la pianta ha delle patologie, come noi che possiamo prendere un antibiotico se abbiamo il mal di gola o prendiamo altri tipi di medicine per curare altre malattie. Allora, il fitofarmaco, vabbè, adesso io qui non starò certo a spiegarvi la differenza tra un fungicida, un insetticida o questi prodotti, ma vanno praticamente a colpire, quindi a curare le piante e le loro patologie, che possono essere patologie dei funghi, patologie di insetti che distruggono la pianta, come abbiamo visto poco fa. Per usare in maniera sicura il fitofarmaco, non dimentichiamo che gra è grazie all'uso dei fitofarmaci se oggi possiamo avere un'abbondante e costante produzione di ortofrutta che permette alla gente di avere una dieta sana ed equilibrata. Però i fitofarmaci al tempo stesso presentano un rovescio della medaglia, così come ti aiutano a produrre un rovescio della medaglia. Rovescio della medaglia che sono comunque, per essere efficaci, prodotti tossici, come tutti i farmaci, per essere efficaci sono anche tossici, hanno delle grosse controindicazioni. Noi cosa dobbiamo fare come diciamo bista che usa il fitofarmaco? Dobbiamo prima di tutto chiedere eventualmente un consiglio sulla patologia della pianta a chi ne sa più di noi. È inutile dare un fungicida se c'è un insetto, se noi avessimo trattato, non so, con dei prodotti rameici,
queste piante sicuramente non avremmo curato mai la miratrice, che è un insetto e noi non possiamo dare un fungicida. Quindi, individuazione precisa della patologia, come farebbe il medico quando vi cura? Individuata la patologia, individuare il prodotto più adatto. Individuato il prodotto adatto, a cosa bisogna fare attenzione? In primis alle modalità di uso, quindi quante volte darlo, come darlo, la cadenza a cui darlo. In secundis, andare e vedere la quantità di prodotto che va utilizzata. Quando si vedono le dosi sulle istruzioni, sono già calcolate perfettamente per avere un effetto perfetto, il massimo dell'effetto, il massimo dell'efficacia. Quindi è inutile o diminuire le dosi per dire ma io faccio, perché spesso il trattamento non è efficace, ma è ancora più grave aumentare le dosi perché andiamo a mettere nel nostro terreno, sulle nostre piante, nella nostra frutta, nella nostra verdura, dei prodotti che sono tossici in quantità superiore a quello che invece sarebbe necessario. Un'altra cosa a cui fare molta attenzione è la cosiddetta carenza, periodo di carenza. Cos'è il periodo di carenza? È il periodo che deve trascorrere tra l'uso del prodotto e il periodo della raccolta. Su tutti i prodotti c'è un periodo di carenza da rispettare, 15 giorni, 20 giorni, 3 giorni. Ecco, noi se il prodotto la carenza, quindi sopra ci dice che il periodo di carenza sono 15 giorni, diamo il prodotto. Per raccogliere il prodotto, per raccogliere il nostro frutto, dobbiamo aspettare almeno 15 giorni. Ecco, questo è il modo. Quindi quantità, qualità e periodi di carenza. Queste sono le tre cose da fare per utilizzare i fitofarmaci in maniera efficace e sicura. Grazie.